una sfida. Da intrappolati nei suoi assurdi giochi. Vuole farci perdere a qualunque costo. Sì. Avete 5 minuti di tempo per nascondervi prima che il dottor Timo ti arrivi a cercarvi. Entra nel cerchio e resta lì dentro per tutto il giorno. Rispetta le regole del gioco della memoria. Trovare i 5 aerei nascosti in casa vostra. Ecco qui un altro aereo. Riuscirete a buttare giù tutti i dottor Timo. Girate la ruota e fate tutto quello che dice. Cosa dice? Distruggi un tuo oggetto. Scambiatevi i vestiti. Pruzza il profumo su di te. Io mi trasformerei, diventerei Isabella. Sì, Dominique, devi farlo. Ma no, Eric, non posso farlo. Dai, Dominique, lo so che non è proprio una bella cosa, lo so bene, ma sii ragionevole. Dobbiamo farlo, ne spruzzeremo pochissimo. Tanto sappiamo che meno ne spruzzi e meno dura l'effetto. Quindi tornerai normale in men che non si dica. Sì, è vero, ma anche se durerà qualche ora, io non capirò più nulla, io non ricordo mai nulla. Divento una pazza coi capelli biondi che potrebbe fare qualunque cosa. È pericoloso. Beh, dovrei pensarci più io che tu, io che devo sopportarla. Comunque, Dominique, non temere. Insomma, mi prenderò io cura di te mentre sarai Isabella. Farò in modo che non succeda nulla. Non lo so, non lo so. L'idea di trasformarmi e non di ricordare più niente non mi piace affatto. Insomma, chi è che piacerebbe una cosa del genere? Non lo so, devo pensarci un attimo, devo pensarci. Sì, Dominique, però io non so quanto tempo c'è per pensarci. Buongiorno ragazzi. Io sono Eric. E io sono Dominique. Per ora Eric. E chi siamo? Non dillo, chi siamo? Devi dirlo. Di insieme. Eric, io fossi in te non ballerei in quel modo. Perché? Fai troppo ridere. Beh, ho i suoi vestiti. Dovresti indossare più spesso i miei vestiti. Potrei anche prestarteli. Perché mi stanno bene? No, però a noi fanno troppo ridere. Dominique, tic tac, tic tac, il tempo sta passando. Ragazzi, voi sapete che cosa sta succedendo, giusto? Sapete ormai che sono settimane che il dottor Timothy ci sfida e cerca di farci perdere in qualunque modo per vincere il profumo. Il profumo che lo ha trasformato, visto che lui in realtà è il dottor Genio, che grazie a quel profumo è diventato il dottor Timothy e ha bisogno di altro profumo per continuare ad esistere ed essere il dottor Timothy. E stava andando tutto quasi bene. Sì, Dominique, lo sappiamo, ma adesso veloce, ok? Eric, sto solo spiegando. No, stai prendendo tempo. Dicevo, la sua ultima sfida è la ruota del mistero. E stava andando tutto quasi bene, finché non sono stata sfortunata. E girando la ruota, lei ha deciso questo per me. Ovvero, dice che devo spruzzarmi il profumo, quel profumo su di me. Significa che mi trasformerò e diventerò Isabella, che già avete conosciuto, no? Che state per rivedere tra poco. Giusto, Dominique. Dai, pensaci, non possiamo arrenderci. Pensa a tutto quello che abbiamo fatto. Vorrei vedere te al mio posto. Tranquilla. Tu mi assicuri che starai attento, giusto? E non mi farai fare stupidaggini. Sì, tranquilla, te lo assicuro. Secondo voi dovrei fidarmi? Dominique, dai, il tempo è quasi scaduto. Anche voi siete d'accordo, no? Scrivetelo qui sotto nei commenti. E anzi, lasciate un bellissimo like se volete fermare anche voi a tutti i costi il dottor Timothy. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessuna avventura. E adesso, Dominique. Ok, ok, ok. Adesso però dobbiamo prendere quel profumo senza farci vedere, visto che si trova in un nascondiglio super super segreto. Ne userò una goccina. Vado. Eccomi qui. Stai attenta, Dominique. Stai attenta a dove lo indirizzi. Stai attenta a non farlo cadere. Mi raccomando, non fare come quelle persone come me che vogliono mettersi il profumo e poi lo spruzzano verso fuori perché il buchino è dall'altra parte. A voi è mai capitato? Fatemelo sapere nei commenti. Ok, Eric, basta. Facciamo in fretta e non pensiamoci più. Poco. Come si fa a farne uscire il meno possibile? Uno spruzzo è uno spruzzo e non c'è uno spruzzo più piccolo. Premo piano. Premo piano. Dai, perché? A più distanza? Ma vai, io mi distanzio, ok? Mi distanzio. Così? Sì. Comunque, Dominique, devi spruzzarti tu il profumo. Vado. Dai, dai. Oh mio Dio, ragazzi. Uno, stiamo per due. Assistere a qualcosa di... Ragazzi, non so se sono pronto. Aiutatemi. Ehi,
Ehi, ciao, sempre tu, come stai? Tutto bene? Io sono stata molto 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 impegnata, però mi trovavo nelle vicinanze e ho deciso di passare a trovarvi. Sono sicura che mia sorella sarà felice di questo. Dov'è Dominic? Eccola qui. No, parlavo di te, sono felice di rivederti, Isabella, come stai? Ti ho fatto una domanda, dov'è Dominic? Oh, beh, è uscita giusto un attimo fa, che casualità! Oh, ma che casualità! Non so come mai, ma stranamente la cosa non mi sorprende. Piuttosto, una cosa che mi sorprende è... Ma come sei vestito? Cosa? Cioè, dico, solitamente non è che ti vesti bene, ma oggi... Che ti è successo? In realtà questi vestiti, insomma, è una lunga storia. Questi qui sono i vestiti di Dominic. Non è che io solitamente indosso i vestiti di Dominic. È solo che, vabbè, è una lunga storia. Un giorno ti spiegherò, Isabella. Adesso vado a cambiarmi, ok? Tu stai lì, fai come se fossi a casa mia, ciao. Che tipi strani questi, mamma. Ah, c'è ancora quel gatto. Adesso direi che posso anche togliermeli, li ho tenuti per il mio turno. Lui non diceva di tenerli per tutto il giorno, quindi vado a cambiarmi. Ok, così va decisamente meglio. E adesso che Dominica ha fatto quello che doveva fare, adesso tocca a me. Devo andare lì dentro e girare la ruota e fare quello che dice, ignorando Isabella. Il mio turno posso anche farlo da solo, sperando che Dominique torni presto a essere se stessa. Andiamo a girare la ruota. Bene, giusto? Meglio di prima, ma quei calzini. Ma sono bellissimo adesso. Ok, aspettavo te per dirti, puoi togliere da lì quel gatto che io non posso sedermi? Che faccio? Non sto mica in piedi tutto il giorno. Ma tranquilla, lei non fa nulla. Io non mi siedo accanto a quello. Guarda Isabella, se vuoi puoi metterti lì. Ma guarda, se mi morde! C'è la distanza un metro, dai. Perché dovrebbe morderti? Lei non morderebbe nemmeno una mosca, a meno che tu non sia un croccantino. Guardala, ti sembra una che sta per morderti? Oh, sì, si vede che mi odia. Ma non è vero. Oh, un pelo. Per favore, Isabella, siediti, io ho da fare. Non mi toccare! Non mi toccare! Quante volte te l'ho detto che non mi devi toccare? Hai ragione. Via! Siediti. Che devi fare? Cosa devi fare? Niente che ti riguarda, non ti preoccupare. Allora ragazzi, noi adesso dobbiamo girare questa ruota qui e dobbiamo fare molta attenzione sperando che non esca niente di tragico. Vi immaginate, mi devo trasformare pure io. Che? Ma di che parli? Che cos'è quella cosa? Niente, è una ruota del mistero. Una che? Mangia un insetto. Ma siete pazzi. Fai i fatti tuoi, ok? Sì, ma sai che me ne frega. Andiamo ragazzi. Cosa? Taglia i capelli all'altro? Cos'è? Niente, non è uscito niente. Perché non vuoi farmi vedere? Tieniti pure i tuoi segreti. Sai cosa me ne frega? Ci senti questo gatto, mi metto in cucina. Gattino. Insomma ragazzi, avete letto che cosa dice la ruota che devo fare? È uscito taglia i capelli all'altro. E questo significa che devo tagliare i capelli all'altra persona, che normalmente sarebbe stata Dominique. E già questo sarebbe stato molto difficile e complicato. Ma adesso che l'altra persona è Isabella, è impossibile! Come posso tagliare i capelli a Isabella? Lei mi distrugge. Non posso farlo, ma devo farlo. Ma come faccio? In che modo? Eppure non posso perdere adesso, dopo che Dominique si è sacrificata. Sì, parlo sempre da solo. Buongiorno uomo invisibile. Salve, ho visto la donna invisibile. Come faccio ragazzi? Come faccio? Ci sono ragazzi, allora provo a spiegarle tutto quanto. Razionalmente magari capirà. Le dirò solo che ho bisogno di questo piccolo favore, di nient'altro per tutta la vita. Solo questo piccolo favore. Coraggio, dobbiamo affrontarla. E di là ragazzi, andiamo. Isabella? Che c'è? Insomma, dai, i piedi. Vabbè. Certo che potevate vestirvi meglio, anche qui, dico, insomma, avete fatto un libro. Abbiate più stile. Oh, sì, certo, Isabella, forse hai ragione. Vediamo. Che c'è? Non mi toccare! Il libro è mio. Vabbè, piuttosto, poco fa mi chiedevi informazioni sulla ruota e sai, voglio parlartene. Voglio renderti partecipe di questa cosa. Ma la mano almeno, la mano! Penso di aver sputato. Oh, che schifo.
dicevi? Insomma, Isabella, a te piacciono i giochi? No. Come no, sono bellissimi i giochi, sai, si gioca insieme, giochi Stammi di... lontana! Robere, giochi di fabbriche... Che c'è? Ok, vado al dunque. Allora, c'è una persona che ci sta minacciando, è un dottore. Oh no, ma che dico, è uno scienziato, ma si chiama Dottor Timothy, non che... Ti stai confondendo, si chiama Dottor Genio, è quel tizio simpaticissimo che ho conosciuto insieme a Romeo. No, beh, ecco, quello è suo fratello. Ha un fratello? Sì, si veste di bianco, ha la stessa maschera, è proprio strano la vita. Dottor Timothy, sì. Quindi? Ed ecco che è proprio quel tizio che ci costringe a giocare a quella ruota. Per questo io la stavo girando. Isabella, dove stai andando? Isabella? Ti sto parlando! Ovviamente, ragazzi, dobbiamo fare molta attenzione perché non devo assolutamente rivelare nulla sulla storia del profumo. Immaginate se mai Isabella scoprisse che lei in realtà non esiste e che tutto è dovuto alla trasformazione del profumo. Proprio come l'ha scoperto il dottor Timothy, sarebbe un disastro. Quindi, acqua in bocca, dobbiamo solamente convincerla a tagliarsi i capelli. Vediamo. Isabella, ti stavo dicendo sì, che... Sì, la ruota, sì. Ecco, devo fare tutto quello che dice la ruota. Quindi? Io devo tagliarti i capelli. Ma che cosa? Non ti avvicinare. No, ma niente di serio, facciamo un pochino una foto. Ah! Il peso della cultura. Dominique e... Isabella. Come fai a chiamarmi come quella stupida di mia sorella? Sai che sono... Io sono Isabella. Ti prego, Isabella, sii ragionevole, è solo un piccolo favore, altrimenti il dottor Timothy si arrabbierà tantissimo con noi, ti prego. Ma fammi spiegare. Una ciocchina, una ciocca piccola piccola. No. Una cioccona, una ciocca grandona, mezza ciocca. Ciocchino. Ciocchino. Non ti azzardare ad avvicinarti a me con delle forbici. Anzi, non ti avvicinare e basta. E adesso vai allontanati e prenditi questo libro da lì. Ok, non ha funzionato. Qui ci vuole un altro piano, ci penso io adesso. Se lei non vuole farlo, significa che lo farò io. Noi dobbiamo sbrigarci e dobbiamo superare questa prova ad ogni costo. Sì, lo so, lei sarà furiosissima con me, però bisogna pensare che finirà presto, perché tra poco lei non ci sarà più e tornerà Dominique. Andiamo. Sul tablet di Dominique. E vabbè, dai, fa niente. Obiettivo localizzato. Piano, lei non deve accorgersi di nulla. Ma cosa sta guardando? Guarda le auto che si schiantano. Dobbiamo fare molto piano. Se non si accorgerà di nulla, sarà tutto finito. Prendiamo una ciocca. Ce l'ho fatta! Scappo, scappo! Cosa stai facendo? Niente! Tu che fai? Non ti interessa! Ok. Ce l'ho fatta, ragazzi, ce l'ho fatta! C'è mancato un pelo e mi avrebbe scoperto! Anzi, un capello! Comunque, ce l'ho fatta! Sì, però adesso tocca a lei! E come faccio a convincerla a girare la ruota? Oh, mamma mia, ma perché è così complicato? Isabella! Mia cara Isabella! Oh. Ciao! Come va? Tutto bene? Perché me lo chiedi? Non è l'unica cosa che ti chiedo. Scusami, poco fa sono stato davvero un cattivo a chiederti quella cosa. In realtà mi sono confuso. Volevo solamente chiederti se tu potevi farmi il favore di girare la ruota per me. Ti va? No. Come no? Dai! Accidenti, come no? Guarda, ci sono. E se giri la ruota io ti vado a comprare delle olive buonissime. Perché quelle che avevate le avete finite? Sì, ma te le compro. Mentre tu giri la ruota io te le vado a comprare. Devo girare una ruota? Ah, certo che sei strano. Va bene, che ci vuole? Vado a girare questa ruota. Okay. Mamma mia. Ma perché non chiami la tua fidanzata Dominique per fare queste cose, no? È uscita e purtroppo che ci posso fare? Dille che compra le olive. Ok, io lo dirò. Ok, giriamo. Speriamo bene. Devo semplicemente girare un giro, faccio così e giro, giusto? Sì, esatto. Ok, allora giro.
E quindi? Adesso sei contento? Ciao, ciao! Ecco, qui c'è scritto, leccati il gomito. E questa è una... una sorpresa, premio, un premio che capita una volta nella vita. Sei stata veramente fortunata, ti è capitata una cosa del genere? O quanto avrei voluto che capitasse a me o a Dominique? Quindi dovresti farlo, sai? È una cosa bella, wow! Frena, non ti capisco. Non scandisci le parole quando parli. Di cosa stai parlando? Devi leccarti il gomito. Ma è un premio, hai vinto una leccata di gomito. Un premio? E sì. Perché? Oh, ma me lo chiedi? Perché tu sei brava e bella, brava e bella. E quindi devi leccarti il gomito? Per dimostrare che sei ancora più brava e bella. Ma che sto dicendo? grazie, me lo dicono tutti. E quindi tu riprendi questa cosa? Andrà in televisione? Sì, in tutte le TV, in tantissime TV ovviamente. E tutti diranno che sono brava e bella? Sì, andrà anche su YouTube. Ma non è una cosa strana leccarmi il gomito? No, tranquillo, lo fanno tutti. Ah, sì? Sì. Ah, ma io lo so, io sono un'esperta. Cioè, tutti ci provano, ma nessuno ci riesce, ma tu ci riesci. Ah! Ok, allora riprendimi bene, allarga l'inquadratura, riprendi in tutta la mia bellezza. Ma a me serve il gomito. Mi raccomando, già tempo fa ho visto che sei proprio scarso a riprendere. Allora mi lecco il gomito, Sei pronto? State tutti a guardare Isabella. Ma tutti qui. Vado, va bene. Dai. Perché ridi? No, no, non sto ridendo. Muto. Dai, puoi farcela. Dai, farcela. Ci riesci? Dai. È difficile. È abbastanza. No, per te no. Perché tu sei l'unica che può farlo. Accidenti, è una cosa stupida. Non funziona. Non lo voglio fare più. È difficile. Allora, lasciami in pace. Beh, effettivamente è difficile. Dai, Isabella. Tu sei l'unica che può riuscirci. Ce l'ho fatta. Non lo so, veramente non era proprio il gomito quello. Forse dovrei... Complimenti Isabella, sei stata bravissima. Chi è che ha parlato? Il dottor Timothy, ha parlato il dottor Timothy. Ah, ha detto che sono bravissima, che simpatico. Piacere, dottor Timothy, piacere, ma è lì dentro? No, ecco un telefono quello lì, lui parla e noi lo sentiamo. Ah, grazie. Visto? Sono stata brava, adesso tutto il mondo dirà che sono bravissima. Ma non c'è nemmeno riuscita. Come mai il dottor Timothy ha detto che è stata brava? Il dottor Timothy che fa un complimento, proprio strana come cosa. Vabbè, meglio così, significa che abbiamo finito questo turno. Grazie Isabella, sei stata dolcissima, grazie. Adesso toccherebbe a me. La trasformazione dovrebbe finire, è già passato un po' di tempo. Dovrebbe tornare Dominique tra poco. Io adesso faccio il mio turno, sperando di poterlo fare da solo. Non vedo l'ora che torni Dominique, mi manca tanto e ho tanto bisogno del suo aiuto. Giro. Speriamo bene. Cosa? No ragazzi, no. Di nuovo no. Guardate, c'è scritto spruzza il profumo sull'altro. Oh no, a questo non avevamo pensato. Devo spruzzare altro profumo su Isabella. Ma è terribile, perché se lo faccio la trasformazione si prolungherà. E chissà quando Dominique tornerà a essere se stessa. Insieme, insieme, insieme.